Ma so come la abbiamo pensa. preso gol con il 4-3-3, modulo che ci ha permesso di fare 5 vittorie di fila, no? Quindi non penso che sia un problema di moduli di giocatori, perché alla fine sono stati gli stessi che hanno portato a questo filotto di vittorie, quindi sicuramente fuori casa dovremmo stare più attenti perché le altre squadre, come avete visto anche domenica, ci aspettavano e puntavano alle ripartenze. Quindi magari noi dovevamo avere un po' più di pazienza, cosa che non abbiamo avuto. Abbiamo perso troppi palloni negli ultimi metri, con la frenesia di arrivare in porta, di far subito gol e di sbloccarlo. Invece non era quella la partita da fare. E sicuramente siamo stati esposti a troppi contropiedi e questo alla fine fuori casa la paghi. Perché giustamente non essendo abituati in un campo del genere, perché poi alla fine anche quel campo è un po' maledetto, diciamo. E non avendo magari l'appoggio dei tifosi, giocando in casa, in una società dove conosci bene, non ti puoi permettere certi tipi di contropiedi, ecco. No, non penso, perché se avessimo vinto quella partita stavamo a parlare di un'altra cosa magari. Alla fine la prestazione c'è sempre, non da parte mia, ma da parte di tutti. Poi il risultato influenza la gente che c'è intorno, perché vede la partita per 3-1 e dice non hai fatto la prestazione, e magari non è vero. Però siamo tranquilli perché alla fine non è questa sconfitta che ci può tirare giù il morale. Sappiamo quello che dobbiamo fare e forse ci ha fatto anche bene questa sconfitta, perché qualcuno già parlava di alti piani. Forse non siamo ancora pronti perché non siamo ancora una squadra del tutto matura per arrivare magari a livelli di Bari, Ternana, di quelle squadre favorite per vincere il campionato. Ma a volte me lo chiede anche il mister, ma mi trovo bene a impostare, perché comunque cerco di dare una mano ai difensori, ad Arrigoni, a Viero, e comunque siamo più avvantaggiati perché venendo dietro ovviamente non siamo pressati dagli uomini, dagli avversari, quindi sono sicuramente un po' più agevolato perché riesco a guardare tutto il campo, ecco. Tanto per cominciare, i contropiedi bisogna stare attenti e soprattutto non bisogna forzare mai le giocate perché sono squadre micidiali con i giocatori abituati a vincere, abituati a giocare a un certo livello, quindi bisogna stare molto attenti. Sicuramente gli attaccanti con Marilungo, con Toromino, Partipiglio, sono gente esperta, abituati a questi campionati e non dar mai niente per scontato, anche magari se per 90 minuti non toccano un pallone, al 91esimo ti mettono la palla sotto l'incrocio, perché gente di qualità la conosco e bisogna stare molto attenti agli attaccanti.